il compito di animare queste serate? Beh, è sempre un piacere. Alla chiamata io rispondo immediatamente. Quando si tratta di intrattenimento oppure valorizzazione del territorio, dei nostri prodotti, e rispondo immediatamente con un sì. E più che intrattenimento, un po' moderare, anche perché c'è tanto da ascoltare. In questa terza edizione, la seconda in versione invernale, la seconda nella stessa location dove quando eravamo bambini venivamo con i genitori a fare la spesa, adesso la vediamo sotto altri colori e magari vissuta anche da nuove generazioni. E questo è quello che Wineland sta facendo ormai da tre edizioni, sperando di ritornare anche in versione estiva. La differenza che stiamo notando è che magari durante l'estate c'è l'attrazione verso i turisti che vengono nel nostro territorio, mentre questa speciale versione invernale, grazie anche al fermento che sta vivendo la nostra città, vede l'interesse del nostro territorio, la provincia di Crotone, che grazie anche al consorzio, grazie alla terra di Cirò, dà veramente un valore immenso alla nostra regione, alla nostra Crotone, e soprattutto un motivo in più per venire a vedere quello che succede. C'è anche tanta musica. Ma sì, la musica c'è sempre da contorno, anche stasera abbiamo un concerto, anche domani con Scrock and Roll. È una tre giorni dedicata alla spensieratezza, è una tre giorni dedicata ai sorrisi, è una tre giorni dedicata soprattutto a noi che lo meritiamo. Crotone merita tutto questo. Lo sapevi che con una 10 su